Ah, va a fare play. Scusa. Talk of the town with the restless gun. Don't you know that the fool in the round keeps the violence on the run. Oh, keeps the violence on the run. You may think he's a sleepy type guy, always take his time. Should I know you'll be changing your mind when you see him use a gun? Oh, when you see him use a gun. He's the top of the West. Always cool is the best. Caro, la prossima volta può fare un verbale, eh? Già, vi stavo non cercando. 45. Tornello per dire ricevere. Sure I know you'll be changing your mind when you see him use again. Oh, when you see him use again. He's the top of the West. Always cool. Is the best. He keeps alive with his Colt 45. Who's the guy who's leading to town and the prize son? You and God, you're fooling around when you say name years again. Saving uses now. Grazie, grazie, grazie. Una barzelletta. C'è l'FBI, speriamo che non la conoscete perché è famosa. C'è l'FBI che sta cercando un super, come si dice, investigatore privato, un super 007, canaffare 008, no? E allora fanno una selezione di tutti gli uomini, diciamo, ci fanno una selezione di centinaia di migliaia fino a quando poi arrivano all'automatri, che se no condallo tutti e assai, arrivano all'automatri che sono i tre più migliori selezionati di tutta l'Italia. E se un soluto, un bolanese, un romanese, come si dice? Romano, un romano e un siciliano. Possiamo fare gelese, quindi gelese. Allora, questi si trovano ad affrontare l'ultima prova per diventare super agente segreto e si trovano davanti a una stanza. Prima di entrare in questa stanza c'è un tavolino con una pistola e c'è Kiddo, l'istruttore, che piglia o primo malanese. Dice, allora, questo ora ti devi affrontare tu l'ultima prova e qui c'è la pistola. Lì dentro, dentro la stanza, c'è tua moglie legata a una sedia e tu ci hai sparato, dice. O malanese, figa, ma sei fuori di testa, ma cosa dici? Ma vada via il chiudo, io me ne va, ma cosa, ma chi sta dicendo? Un malanese proprio, non è sì, ma che prove sono queste? Ma come permettete a fare una selezione del genere? E se ne va. Arriva un romano, arriva stessa cosa, dice lì c'è una pistola, dopo c'è tua moglie, attaccata a casa e la devi sopprimere, ci ha sparato. Ma vedi, oh, ma è possibile questa cosa? Ma è possibile, ma vedi? Sì, è l'ultima prova.
Ma è possibile? Dice, sì, sì, trasse, se vuoi fare lo fai, se vuoi... Un romano, tra sì, in casa a porta, in silenzio, poi ne sciarre, no, non ce la faccio, dice, non ce la faccio, va, no, no, mi dispiace, perdonatemi, niente, pazienza, ci posa la pistola, no. Rivolge lì, allora dice, dopo praticamente l'ultima prova, tu sai, dice, ma quando è uscito Gelisi subito, quando è uscito, ma che ti interessa di... Allora c'è l'ultima prova, dice, e caccia una pistola, e Dokinda c'è tua moglie attaccata da seggia, e tu ci hai sparato. Ma sicuro sì? Dice sì, sicuro. E lo trasse, in casa la porta, dice, in casa la porta. E tutta una volta si sente subito, era una pistola, pistola palabellum, 15 corpa era proprio. E si sentono pum 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 tutti qui dice corpa, no? Tum 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 e sparte, poi si sente clic 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 clic, dice poi il silenzio e tutta una volta scrusci mobile, tavolina, seggi spasciate, bordello proprio, poi il silenzio, ne esce chisto gelisse tutto usurato, tutto pieno di sangue. E come dà la pistola a salve, la può ammazzare a colpi segge. Che c'è esatto? Allora c'è, era Urbino, Umbria, Pesaro Urbino, ora c'è la provincia, no, Marche, Urbino, che è città universitaria, c'erano gli amici miei che se ne era a studiare già, e io partivo qui a dire a cercare il lavoro già, 18 anni, 19 anni. E i già ci avevano la casa, mi hanno preparato la stanza, io poi mi ha cercato il travaglio, fece l'idraulico, uno dei termosofoni, che faceva i termosofoni per lì. E niente, io sono in una scuola, a scuola, all'università, e io travagliava, e già a prima sera, ancora che sto, a prima sera, e da notte comincia uno, questo su sì, e quattro notte, si ammise da cucina, che è la stanza in comune, e si metteva in terra, era così, tagliava un muro e faceva onorenghetio, e c'era un puntino do muro, no? È una religione, non lo so se è indù, buddista, e chi ci faceva? Cominciava per quattro mattine onorenghetio. E io, la prima sera, all'indomani, ci faccio carose, caro, ma... Come esce il discorso? Chi si occupa di quattro mattina? Io a dire a travagliare, cioè, che boh, è la sua religione, che può fare? Ma come funziona? Niente, c'è un puntino, il tutalio puntino, che secondo lui è il punto religioso, secondo la religione è come dire fissare un punto e poi dire crei il karma, queste cose, no? E io ci faccio, ma se ci scancelliamo un puntino? No, dice, suffice al re, ah. No, questa cosa la risolve. La nottata successiva, prima di riggio, le due notte comenzai, ma mi si santa pacienza, e prima dei quattro ci disegnai 100.000 puntine da muro. Ma ciò voluto. Non ha pregato quella sera, non ha pregato. Niente, posso finire un'altra barzellettina famosa. Allora, ci sono... tutti gli animali del mondo che si ribellano a Dio, perché molti si sentono brutti, incompresi, e allora scelgono tre delegati, di cui l'elefante, la giraffa e l'avatra a sorpresa. C'è l'elefante che se ne va da Dio, dice, oh, senti Dio, ma come lo faccio qua tutto sul rosso, proprio... Ma posso manco ramanare, c'è per settare ogni botta, poi sto naso, come faceste a così che ogni botta per lovare me, c'è, ma come faceste? Troppo sto ricchio per tutto quel pannolino, ma una cosa, c'è, ma che stai dicendo? Ci fa Dio, ma tu si fa, ma non vedi cos'è un animale possente, tutte quando ti virano si scandano di te, c'è poi quella proboscide, la proboscide tu. Puoi trovare una voi, piglia l'arbara, i torci, fai, e ti fai a doccia, ti fai a doccia, quando l'acqua c'è ovviamente, ti fai a doccia, e c'è poi le orecchie che ti cacci via le mosche, che si può dire, ci hanno fatto i film pure, che forse può volare, dice, vedi che sei bellissimo, l'elefante,
Ma non so che ti dico, ma forse ragioni, cioè, si convince. E si convince, dice sì, sono un bell'animale, arriva il giraffo. Oh, ma come mi facisci a me, eh? Tutto, che è sto codice? Che persone che appena... Abata quando sono unica, che mi dice, leghi, da quando lavo il codice, mi pigliano tutti in giro, tutte queste cose tappazzate, che paro, una di strada, vissuta da così, ma come mi facisci? Ma che stai dicendo? Dice, ma ninja, tu c'è la giraffa, sei il collo, c'hai il collo più altissimo che puoi vedere sin oltre l'orizzonte, sei un animale... anche tu possente in un certo senso, poi quell'ammando prestigioso, bellissimo, che ce l'ha, che ce l'ha su cosa tappazzato, che paiassini persone pavilo tappitare così. Oh, effettivamente, a giraffa vorrei, su cominci. Dice sì, sono un bel animale. Arriva un terzo animale, a sorpresa, che te hai a dire, tutta ingazzata. Niente, allora vi leggo una lettera che mi hanno inviato quando facevo, che ero alla RAI, mi sono alla mail, dice inviate le lettere al professore, e io a una ci rispondete, allora, lettere al professore, Rocco da Verghera di Samarate, Milano. Caro prof, volevo comprare un terreno per costruirci una casa qui a Verghera. Un terreno di 800 metri quadrati che ti costringono a fare una villetta non più di 200 metri quadrati circa e al massimo una mansarda perché l'autorizzazione dell'altezza non permette più di due piani. E se poi la famiglia si moltiplica? E io ci ho risposto. Caro lettore, ma vieni a Gela a costruire la tua villetta. Gela è un paese libero da certi crivelli burocratici. C'hai un terreno di 2000 metri quadrati? Ti fai una casa di 2000 metri quadrati. E che burocratici. Che c'hai 7, 8, 9, 12 figli? 14 piani di 2000 metri quadrati cada uno, comprensivi anche di 1700 metri quadrati di balcone perché circumnavigano la casa, anche perché il balcone non occupa nessun terreno, quindi può fare fino a uno arriva, no? 14 piani perché 13 me porta male, brava signora. Un minuto, i balconi hanno un limite perché tanto no, perché quando no, tranquillo, funziona lo stesso, perché siccome i sapeva a memoria, no? E allora certe volte leggo la cosa che c'era dopo, io la dico e poi mi trovo a re. I balconi non hanno limite perché tanto sono all'aria e non occupano nessun terreno altrui, e tutto questo tutto in una notte, senza bisogno di lampada di Aladino e manco di progetto. Sì, perché da noi, prima dell'alba, devi finire. Così all'indomani dice, ma questo palazzo ieri c'era o non c'era? C'è il dubbio, no? E nel dubbio ti assolvono e ti danno il condono. Questa è la legge. Allora, già qua si potesse finire, no? Si potesse finire. Però c'è un altro pezzo un poco simile. Ma dai, la risposta, cioè, come dire, ma dai, tutto in una notte è impossibile, lo so, ed è per questo che c'è il dubbio, perché dice, ma come, tutto in una notte è impossibile. Esistono da noi squadre di muratori, ma non muratori, muratori. Ce n'è uno che ha origine alsaziana, il grande Rosario Alzamura, lo chiamano. Ci ho detto, senti, una volta, a casa di questo tizio, Rosario Alzamura, che mi ha invitato a prendere un caffè, e siccome che faceva schifo, e allora poi ci ho detto, senti, dovrei andare in bagno, dov'è? Eravamo in cucina, e lui mi ha risposto, aspetta che ti accompagno io. Miei cari lettori, mi ci ha accompagnato con il motorino, che era posteggiato nel corridoio, adesso ho capito a che serviva, perché il bagno si trovava sul lato nord della casa e quindi a due isolati dalla camera da letto dei bambini, che è quella porticina azzurra che si vede lì appena 700 metri dopo un sicchio da Monnizza. Questo tutto a casa. Che poi mi sono affacciato fuori dal balcone che mi voleva fare vedere il paronama, insomma la visuale,
E sotto la caldaia c'erano posteggiati i go-kart dei creature, che facevano le gare perché il balcone circonnavigava la casa e c'aveva pure la corsia di emergenza che ci doveva passare la mamma con la Smart per andare a scendere i panni. Con la Smart ci andava a scendere i panni. Va bene, Stefania, qui sta. This feeling with my China girl, I feel awake without my little China girl. I hear that beating loud as thunder, serve the stars crashing. Without my little China girl, wake up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder, the soft stars crashing down. I feel tragic like an Marlon Brando when I look at my China girl. I could pretend that nothing really means too much when I look at my China girl. Like a circlet girl, a vision of swastikas in my head, plans for everyone. It's in the wire of my eyes. Inchio tutto due a così pare, pari suonata, ma è a così, come dici. My little China girl, you shouldn't mess with me, learn everything you have. You know, I'll give you television, I'll give you piles of food, I'll give you a man who wants to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you show too much. She says. I'll give you television.